Era la prima volta in vita mia che andavo a Las Vegas. No, intendiamoci, io non sono un giocatore, dovreste saperlo questo sul mio conto. L'unica volta in vita mia che andai alle corse scommisi su quel cavallo chiamato Mitraglietta. E quando tutti i cavalli entrarono in pista, il mio mi resi conto che aveva le rotelle. Dovete credermi quando ve lo dico, ma c'è un non so che di seducente in me quando lancio i dadi. Insomma, io ero lì al tavolo da gioco che stavo lanciando i miei dadi, no? Quando ecco che viene avanti una donna, molto provocante, e si mette a squadrarmi dalla testa ai piedi. Decido allora di portarla su in camera da me. Chiudo la porta, mi levo gli occhiali e non intendo usarle nessuna misericordia. Mi sbottono la camicia, si sbottona la camicia, le sorrido, mi sorride, le strizzo l'occhio, mi strizza l'occhio. Io mi tolgo la camicia e lei si toglie la camicia. Io mi levo i pantaloni. A questo punto io mi rendo conto che mi stavo guardando allo specchio. Non intendo entrare nei particolari, ma basti dire che seguitai per 2 settimane a estrarmi schegge di cristallo dalle gambe. Spesso l'ho portato perché mi piace molto Woody Allen, perché penso che il brillante stia nelle mie corde, l'ho portato anche perché sono pretenzioso. So che è un pezzo difficile, però io, non lo so, cioè la difficoltà mi esalta. Poi crea molto consenso, spesso. A volte capita anche di sbagliare, però. Ciao, mi chiamo Antonello Caggiari e sono nato a Sassari l'11 marzo del 1969. Ho frequentato la Scuola Nazionale Cinema Indipendente a Firenze, direttore artistico Salvatore Vitiello, docente Sergio Ciulli. Per 2 anni e mezzo circa ho frequentato la Scuola di Cinema di Roma, con docenti Alessandro Pultroni, Antonio Tallura, Marco Santinelli. Ho recitato in vari cortometraggi, tra cui Fuga Sorpresa di Marco Santinelli. Ho fatto Il bersaglio fragile, Francesca Sabatauro, 1,82 m. Buongiorno Colombo. Diceva sempre così mia madre, per ricordarmi che l'America era già stata scoperta e che i sogni sono molto lontani dalla realtà. Ma che senso ha vivere se qualcuno ti ha già spiegato la differenza tra una mela e una bicicletta? Se mordo una bicicletta e faccio un giro su una mela, allora scoprirò la differenza. Ma pensare a cosa fare mi stancava più dello stesso fare. Ricordo che mio padre una volta disse che per vedere l'anima di una persona bisognava farsi raccontare i suoi sogni. E questo ti avrebbe permesso di avere pietà di quelli che stanno nella merda anche più di te. Mi chiamo Axel Blackman e lavoro per il Dipartimento della Caccia e della Pesca. Molta gente pensa che io conti pesci, ma non è così. Io li osservo. Osservo le loro anime e leggo i loro sogni. E poi le faccio entrare nei miei sogni. La gente pensa che i pesci siano stupidi, ma io ho sempre saputo che non lo sono. Perché loro sanno sempre quando stare zitti. È la gente che è stupida. I pesci sanno tutto e non hanno bisogno di pensare. I pesci nascono in piccoli corsi d'acqua e dopo io li preparo per l'oceano. E quando sono pronti per morire, tornano nel luogo dove sono nati. Sta qui il mio legame con loro. Io sono tornato in città. Comunque, questo è il mio lavoro. Immobilizzo temporaneamente i pesci con una scarica elettrica e poi, con grande rispetto, li pesco uno alla volta. A volte scruto a fondo gli occhi di un pesce e ci vedo dentro tutta la mia vita. Solo i pesci hanno questa facoltà e io li amo per questo. Comunque, prendo i pesci, le etichetto, li misuro, li peso e mi assicuro che stiano bene. E se hanno voglia di parlare, sono sempre disponibile. È come essere Dio dei pesci. E davvero non ho mai sentito un pesce mentire. Non ho mai visto un pesce nuotare nella merda come fanno gli esseri umani. È per questo che mi piace il mio lavoro. E mi piace anche New York. Non perché mia madre diceva che New York è uno degli 8 punti più magnetici del mondo, ma perché qui puoi vedere tutti, senza essere visto da nessuno. Salve a tutti, mi chiamo Wilson Reyes e vengo da Santiago del Cile. Ho 29 anni e sono venuto qui 2 anni fa per studiare recitazione. E ho frequentato questa scuola di cinema, il corso acting, e ho fatto un paio di cortometraggi e un paio di pose anche per un film di Angelo Antonucci, che si chiama Nient'altro che noi. L'ho detto Arizona Dream, no? Sì. Di Emir Costurisa, sì, con Johnny Depp. Ho preso questo monologo perché era molto vicino a me,
Mi piaceva anche il testo, insomma. Sono alto 1,75. Niente, niente, non ho niente. Certo che è stato bello. Anzi, no, è che mi chiedevo, niente, una cavolata. Però è che in tanti anni che siamo insieme, che lo facciamo, certe parole non le avevi mai dette, mai. Non lo so adesso, che ne so, sbattimi. Sbattimi, non l'avevi mai detto. No, 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 non mi dà fastidio. Non sono neanche inibito. Però sbattimi. Sì, lo so, hai ragione, c'è sempre una prima volta. Però sembra più una di quelle cose che viene detta durante un incontro di sesso casuale, di quando si ha la voglia di farlo e basta. Ecco. Poi magari una si abitua a dirlo e così viene fuori anche con il proprio marito. Ho scelto questo monologo perché recentemente ho avuto un'esperienza personale molto simile. Sono Federico Giunti, sono nato a Roma nel 1989. Ho quasi 21 anni e da settembre sono iscritto alla Scuola di Cinema di Roma. Oltre a seguire corsi di recitazione, ho scritto e diretto anche due cortometraggi e ce n'è un terzo in lavorazione. Ho avuto più che altro esperienze teatrali, ho fatto parte della compagnia Kairos per 2 anni. Cinematograficamente ho avuto solo una piccola parte in un film indipendente calabrese qualche settimana fa. Sono alto 1,79. Si dicono un sacco di stronzate sull'eroina. Io mi sono lasciato iniziare. È stata una tipa a farlo per me. Non mi sarebbe mai venuto in mente di infilarmi un ago in vena. Ma quella volta è stato bellissimo. Una gran botta e via, tutte le stronzate. E poi ho fatto come fanno tutti. Mi buco ancora una volta, due. Tanto smetto quando voglio. No. Mi sa che non va mai così. Ma perlomeno io dopo un paio di volte c'ero già dentro. Allora questo vuol dire che più te ne fai e più te ne serve. Ecco, allora qui è molto più semplice che mandi a puttane tutto. Perché devi rubare per averla, hai capito? Non te la regala nessuno. Comunque dopo un po' smette anche di darti piacere. E allora ti fai solo per essere normale. E alla fine diventa soltanto una cosa tra te e lei. E tutto il resto non conta un cazzo. Cagandomi addosso ne sono uscito. Con lo stomaco che mi si spaccava dal dolore, il cuore a mille e una paura boia di morire. Per 10 giorni sono stato in un letto che continuavo a sporcare e una persona continuava a pulire. Io credo che senza di lei non ne sarei mai uscito. Sai, però, non so se ne sono uscito veramente. Sì, è qualche mese che non mi faccio più, però è meglio che non ci penso troppo, ecco. Ho portato un pezzo di Radio Freccia, perché anche se comunque è un pezzo che ha delle parole forti, però credo che comunque interpretato nella maniera giusta può lasciarti con una speranza e non con il pessimismo. Mi chiamo Emiliano Chiapparelli, sono di Roma, sono nato il 30 marzo dell'81 e ho 28 anni. Ho iniziato facendo il figurante speciale per 2 fiction, Orgoglio, capitolo terzo, e Il sangue e la rosa. Dopo mi sono iscritto a questo corso perché ho scoperto che mi piace e quindi vorrei continuare. Sono alto 1,72 m.